Carissimi, vorrei augurare a tutti una santa Pasqua ed invitare a rafforzare la nostra preghiera per la pace. Nel tempo di Pasqua la Chiesa sostituisce la preghiera dell'Angelus con una formula diversa, il Regina Cieli. È sempre una preghiera rivolta a Maria, a cui chiediamo di condividere la gioia della Pasqua. Dice così: Regina dei cieli, rallegrati. Cristo che tu hai portato nel grembo è risorto come aveva promesso. Prega il Signore per noi. Alleluia. Il messaggio è semplice e bellissimo. Come Maria ha atteso con la fede e l'amore di una madre per 9 mesi la nascita di Gesù, così le chiediamo che ci aiuti ad attendere con la stessa fede e lo stesso amore la resurrezione, cioè la vittoria di Dio sul male e sulla morte. È una preghiera che chiede a Maria di essere sostenuti nella speranza della vittoria della vita sulla morte, del bene sul male, della pace su ogni guerra. C'è una bella leggenda che fa risalire l'origine di questa preghiera ai tempi del Papa San Gregorio Magno, cioè all'inizio del VII secolo. Roma combatteva contro la peste. Il Papa Gregorio decise di fare una processione con l'immagine della Madonna. All'improvviso si sentirono delle voci di angeli che cantavano questa preghiera, la preghiera del Regina Cieli, e la peste fu vinta. Questo è il mio augurio, che la Regina del Cielo ci aiuti a vincere la peste della violenza e della guerra. Buona Pasqua a tutti.